Bentrovati, buona domenica a tutti voi. Avevamo nelle scorse domeniche affrontato il grande discorso missionario di Gesù. Abbiamo raccolto domenica scorsa l'invito alla conversione, imparando ad essere miti e umili di cuore. Iniziamo in questa domenica a leggere il capitolo 13 del Vangelo di Matteo, comunemente conosciuto come il discorso in parabole. Ed è chiaro che questo discorso in parabole ci porta ad ascoltare, ad accogliere, a far fruttificare l'insegnamento di Gesù. Si tratta di lasciarci educare alla logica del regno di Dio, che deve così condurci a un sereno e sano giudizio riguardo alle vicende della nostra vita e della storia che viviamo. Ascoltiamo la prima grande parabola che tutto sommato dà l'imprinting, l'orientamento, la prospettiva di quello che poi ascolteremo anche nelle due domeniche seguenti. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi orecchi ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha». Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: «Udrete, sì, ma non comprenderete. Guarderete, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchie e hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendono con il cuore, e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia. Ma non ha in sé radici, è incostante, sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola, ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100,
il 60, il 30 per 1. Abbiamo ascoltato la parabola del seminatore e gli insegnamenti che ne conseguono, dove Gesù ci esorta a vera conversione fatta di ascolto. Vedete, la conversione nasce dall'ascolto, cresce nell'ascolto, fruttifica nell'ascolto. Gesù ci chiama beati perché i nostri occhi vedono e i nostri orecchi ascoltano. E questo porta a compimento un'altra parola di Gesù che abbiamo ascoltato in questa pagina sacra e che è rivolta ai suoi contemporanei e a tutti noi. A colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Ma di quale abbondanza parla qui Gesù? Qual è l'eventuale impoverimento che può, ahimè, danneggiare la nostra vita? Vedete, mi piace qui ricordare l'insegnamento del padre gesuita Silvano Fausti. Egli invita frequentemente a diventare la parola che ascoltiamo. Possiamo fruttificare se diventiamo la parola che ascoltiamo, altrimenti non arriveremo mai a fruttificare. Possiamo ideologizzare la parola di Dio. Possiamo avere come riferimento morale la parola di Dio, ma altra cosa è diventare la parola che ascoltiamo. I terreni dove con grande fiducia e non senza mancare di azzardo viene seminato il seme di Dio, la sua parola, non potranno portare frutto se non comprendiamo, che non significa soltanto se non capiamo. Se non comprendiamo, e così il maligno ruba il seme posto in noi. Comprendere vuol dire reinterpretarci, rileggere la realtà della vita alla luce della parola, ma questo non è possibile se siamo induriti, se siamo assolutamente impenetrabili come la strada. Non potremo portare frutto se la nostra accoglienza delle scritture sarà solo emozionale, di quello che ci colpisce per un momento, e non ci porterà a una vera crescita interiore. E quindi a rileggere la nostra storia, a interpretare la nostra vita alla luce della parola di Dio. Ancora ci ricorda Gesù, dopo averci parlato del terreno pieno di sassi, dove nulla può attecchire, ci ricorda anche che non potremo portare frutto se dal banale confronto con la situazione del nostro tempo non cercheremo proprio dentro la parola di Dio l'aiuto e la forza per rileggere la nostra personale vicenda e interpretare la vita alla luce della parola di Dio. Quanto è aggrovigliata tra quei rovi a cui Gesù fa riferimento talvolta e in molte vicissitudini la nostra vita. E tutto diventa soffocante. Permettetemi, si è fatta e si continuerà purtroppo a fare molta prosopopea intorno alle sacre scritture, dimenticando che Dio continua in esse a parlarci e che la scrittura deve diventare in noi che la ascoltiamo, in noi che la accogliamo,
parola di Dio che apporta salvezza. Permettiamo alle Scritture di diventare in noi parola di Dio, e questo ci farà diventare quello che ascoltiamo, parola di Dio per noi stessi e parola di Dio per gli altri. Diventiamo quello che ascoltiamo. Il grande Concilio Ecumenico Vaticano II ci ricorda che quando, nell'assemblea liturgica, proclamiamo le sacre scritture, è Dio stesso che parla. E devo dire con rammarico che noi non abbiamo ancora compreso a fondo questa realtà, questo mirabile grande insegnamento del Concilio. Devono riscoprire questo atteggiamento di fede quanti proclamano le sacre scritture. Devono possedere questo atteggiamento di fede perché coloro che ascoltano vedano crescere in loro le scritture. E così davvero diventiamo la parola che ascoltiamo. La parola di Dio è l'unica che può dirci la verità di quello che siamo dinanzi a Dio, l'unica che può dare un significato e un sapore alla storia che viviamo. Vorrei ritornare al compito dei lettori. Non voglio qui improvvisarmi liturgista, non è una competenza che mi appartiene, anche se cerco di essere dentro l'azione di lode e di gloria che tutta la Chiesa innalza al Signore. Coloro che leggono, vedete, mi sia concesso questo paragone, sono coloro che consacrano. Noi consacriamo il pane e il vino, e questo lo può fare soltanto il sacerdote, perché semplicemente ripete le parole del Vangelo su quel pane e su quel vino. Ripete un gesto di Gesù e lo ripete così come il Vangelo ce lo trasmette. Allora, un lettore che proclama le sacre scritture deve essere consapevole che quanto proclama trasforma la vita di coloro che ascoltano. E questo sarà perché innanzitutto trasforma la sua vita mentre comunica ed è strumento per comunicare le scritture e coinvolge in quell'unica accoglienza, in quell'unico ascolto che ci permette di diventare la parola che noi accogliamo, che noi ascoltiamo. Buona domenica a tutti voi e chiediamo grazia al cuore di Gesù per essere la parola che ascoltiamo.